Per la prima volta il prossimo 10 aprile la Camera dei Deputati del Parlamento italiano garantirà il proprio patrocinio per le cerimonie di commemorazione della tragedia del Moby Prince. Un segnale certo apprezzabile da parte dello Stato, ma che arriva solo 28 anni dopo il più grave disastro della marineria civile italiana. 140 morti sul traghetto Navarma, andato ad urtare nel 1991 una petroliera, l'Agip Abruzzo, ancorata in una zona vietata davanti al porto di Livorno. Il commento di Loris Rispoli, portavoce storico dei familiari delle vittime. Dalle manifestazioni dell'anniversario uscirà proprio questo. Chiederemo con forza che la magistratura vada a riparare quelli che sono stati i danni fatti dal Tribunale di Livorno. Non hanno cercato documenti, è impensabile che la commissione d'inchiesta sia riuscita ad accertare talmente tante cose che erano sfuggite o mancate a chi doveva fare le indagini al processo di primo grado. In effetti, dopo la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, che ha sovvertito le cosiddette verità scolpite con sentenze di assoluzione e richieste di archiviazione, sono stati aperti nuovi fascicoli giudiziari. Un valido contributo è arrivato da Francesco Sanne e Gabriele Bardazza, che come consulenti dei familiari hanno rivisto i documenti delle varie inchieste e indicato alla stessa commissione parlamentare nuove direzioni da intraprendere. Tutto raccontato adesso in un libro, Il caso Moby Prince, la strage impunita, ci dice Francesco Sanne. Le persone, le 140 vittime Moby Prince, non sono morte entro mezz'ora, ma alcune sono andate avanti per ore in attesa di un soccorso che non è mai arrivato. Questo è l'aspetto cruciale di questa vicenda, che è stata raccontata finora con una concentrazione ossessiva sull'incidente. Con la commissione d'inchiesta spostiamo il focus esattamente su quello che succede dopo.